Ciao ragazzi, sono di nuovo io e oggi vediamo la palla. Come potete vedere, ma non so se si vede dalla telecamera, però questa palla la dovrei far rigonfiare da un addetto che fa queste cose. Però purtroppo mo, con questa influenza e tutto quanto non si può uscire di casa e poi sta tutto chiuso, almeno nella mia zona è così, non so da voi come. E quindi farò vedere nei limiti del possibile esercizi da fare con la palla, però spero di farcela perché questa palla proprio non rimbalza neanche tanto bene per via di questo problema, quindi spero di farcela. Ci mettiamo in questa posizione, in ginocchio in questo modo e questa gamba così. Come potete vedere, come c'è il piede, no? In questa posizione, mi raccomando, stende bene le braccia e palleggiare. Faccio vedere. Adesso, stando in questa posizione, passiamo la palla sotto la nostra gamba, così, e facciamo la staccata. Chiaramente questa cosa non era proprio parte del piano, però magari chi c'ha una casa più grande può anche fare la staccata. Adesso, sempre in ginocchio, metto così perché sennò non mi vedete, sto in ginocchio, io chiaramente ho un problema di schiena quindi non posso tanto forzare, però nei limiti del possibile, solo per voi, lo faccio. Prendete la palla e ve la mettete qua, però andando indietro con la schiena, quindi così. Lo faccio rivedere, aspetta, scusate, non ci riesco con la coda. Fa questa cosa è difficile, vabbè, rimani così che ti devo dire. E passa sotto. Poi fate dei movimenti circolari, così. Adesso stando in piedi, per esempio potete fare questo movimento, come potete vedere ho la palla qua, l'altro braccio qua, passate sotto e la riprendete con l'altra mano. Ve lo faccio rivedere, così. Gettate la palla in aria e la riprendete con l'altra mano. Sto facendo degli esercizi semplici proprio perché sono esercizi appunto da fare a casa. Scusate ragazzi, ma già abbiamo un ospite in atteso. Vabbè, comunque continuo a fare esercizi se questo cane me lo permette. E dai! Ha detto che non devo fare niente. Cioè, non so se è stato ripreso mentre facevano con la testa. E da questo cane proprio. Vabbè, comunque continuiamo a fare esercizi. Adesso avete la palla in questo modo, così, e fate dei rotolamenti. Chiaramente mentre potete fare questi rotolamenti potete alternare altri movimenti del corpo, per esempio, guardate, io sto avanzando con i piedi, che con le punte, diciamo, questo modo, quindi potete anche alternare. Adesso farò vedere un'altra cosa, si lancia la palla e la si riprende mentre si sta a terra, quindi così e ripresa la palla. Ve lo faccio rivedere. Adesso, stando per terra, visto che sto per terra, farò vedere un'altra cosa. Ho afferrato la palla.
Così, in questo modo. Bene ragazzi, anche per questo video è tutto e ci rivediamo al prossimo video!